Questo alimentatore è stato comprato per alimentare dei raspberry. Ne ho presi due o tre molto tempo fa. La particolarità è che tira fuori 5,25 volt a 2 A, quindi un pelino di volt in più. Perché presumevo fosse meglio. Probabilmente è meglio, anzi più meglio. Solo che adesso non funziona più. E io so già che cos'è. So già che problema. Come lo apro? Vi faccio vedere come lo apro. Io lo piazzo nella morsa. Affilo con questa chiusura qua. Dopodiché stringo un pochetto. E poi con un cacciavite esercito la violenza. Un cacciavite piatto. Ecco fatto. Praticamente premendo si scolla e si apre facilmente, come una cozza. Quindi guardiamo qual è il problema. E io già lo so. Condensatore in uscita. Altro condensatore in uscita gonfio. E quindi dobbiamo cambiare questi condensatori maledetti. E sottolineo maledetti. Quindi accendere il saldatore. Allora, uno è qui e l'altro è qui, e mi sembra di vedere chiaramente che questo è connesso qua e questo è connesso qua, quindi sono in parallelo. Quindi mi basterà metterne uno grosso anziché due piccoli. Questo è 1000 microfarad 10 volt e questo è 1000 microfarad 10 volt. Quindi metto un 2002 e siamo a cavallo. Vediamo se qua si scalda. E magari se questo saldatore si scaldasse un po' prima sarebbe anche meglio. Allora, di saldare questi cosi con il maledetto stagno cinese. Spesso una rottura di palle. Va bene, aggiungere un po' di stagno nuovo al piombo. Lo stagno al piombo. Per poi dissaldare. Ecco qua. Come dissaldo io? Io prendo il condensatore con le dita e tiro mentre applico calore. Prima una zampa, poi l'altra, poi una zampa, poi l'altra, finché, come vedete, non mi resta in mano. E lo stagno in eccesso faccio così. E come vedete ho pulito perfettamente le piazzole. Quindi ripeto, scaldo, sposto di lato, scaldo, sposto dall'altro lato e così via, piano piano, con cautela. Ecco fatto.
anche con il saldatore stesso si riesce a pulire la piazzola. Va bene, a questo punto cerchiamo un condensatore adatto. Ed ecco cosa ho trovato. Ho trovato un Nichicon 2200 microfarad 16 volt, Nichicon ottima marca, usato ovviamente. Io gli allungo i piedini, lo schiaffo qua sopra e poi qui aprirò una tacca per far uscire la testa del condensatore, e che chi se ne frega. Quello che in gergo si chiama una porcata, farò una porcata. Ora devo solo arrotolare questo filo. Ecco fatto, questo è uno. E questo è l'altro. Se ci riesco, bene, se non ci riesco, al diavolo. Ok, fatto. Adesso saldiamo con odio. Saldatura orripilante. Ok, fatto. E fatto anche da questa parte. Ora, tubetto termorestringente preso dai cinesi. Meravigliosa scatola piena di tubetti termorestringenti di ogni tipo. Ho già dei pezzetti, ma sono sicuro che non entreranno. Forse se schiaccio con inaudita violenza. Beh, ci entrano, perfetto. Io adoro il tubetto termorestringente perché poi vengono fuori belle cose. Isola, funziona. Ora io questi li schiaccio per bene. Col fuoco ecco fatto. Ovviamente l'accendino fa schifo. Perfetto, abbiamo il nostro condensatore pronto a essere messo qua sopra, così perché così si legge. E questi li faccio scendere nel circuito qui, sperando di non invertire la polarità. Perfetto. Come vi dicevo, ne metto uno solo. Ok, saldiamo e arrivederci. Palla di stagno clamorosa. Ok. Perfetto. Quindi lui adesso si chiude così, ma questo
non ci passa, perché c'è il condensatore, quindi dovremmo scassare, dovremmo fare un buco all'incirca qui. Per fare uscire il condensatore. E come farlo se non utilizzando il saldatore, quindi creando un sacco di fumo tossico? Però se volete evitare il fumo, siccome questa cosa è estremamente potente, allora potete fare così. Potete parzializzare la temperatura in questo modo. Così sciogliete la plastica senza farla fumare. Ci mettete un po' di più, però non fate fumo. Il fumo che vedete esce dalle boccole perché sono, contengono della pasta salda e quindi non è fumo di plastica bruciata. Mentre se io tengo premuto, questo è fumo di plastica bruciata, questo sì, questo, vedete, questo è plastica bruciata, perché io tengo premuto e brucia tutto. Ovviamente voi non fate come me, non fate queste riparazioni così, questa è una porcheria, uno schifo. Io lo faccio perché non me ne frega niente, perché uso questo che è recuperato. Voi invece andate sui siti dove vendono i condensatori, perdete ore e comprate quello giusto. Comprate una coppia di 1000 microfarad 16 volt, possibilmente di marca, però che abbiano questa dimensione, così li cambiate precisi e vi tenete il vostro alimentatore bello pulito e sistemato, senza porcate come questa, perché questa è una porcheria, perché faccio schifo sostanzialmente. No, perché in realtà non me ne frega proprio niente. Avrei voluto provare a metterci un condensatore da 20.000 microfarad, qualcosa di gigantesco, però non lo trovavo. Beh, direi che ci siamo. Che ne dite? Nulla che non si possa sistemare con un quintale di colla a caldo. Questo si chiude perfettamente. Qui si sono scoperti i fili perché ho tirato il termorestringente, ma a me che cosa me ne frega? Assolutamente niente, devo allargare un po' qua, e quindi procediamo. Facciamo la tacca per i fili. Ecco, così. In questo modo. Ecco fatto. Veramente uno schifo. Che schifo. Perché, direte voi, perché? Bah, non lo so, forse per far vedere come si fanno le cose schifose, perché bisogna anche mostrare questo tipo di cose, no? Cioè, uno può arrivare a dire: io vorrei imparare a fare un lavoro schifoso. Ed ecco il tutorial adatto, come realizzare una riparazione schifosa, che faccia schifo, che susciti lo schifo in chi la guarda. Ed ecco, infatti, una riparazione schifosa.
Bene. Direi ottimamente schifosa. Ora qua basta semplicemente un quintale di colla a caldo e siamo a posto. Siamo a posto. Oppure potremmo anche lasciarlo così. Ed ecco fatto, lo dobbiamo provare. Già. E come lo proviamo? Ma io lo proverei direttamente con un raspberry. Solo che ovviamente ora non avrò il cavo. Vediamo se trovo il cavo senza bestemmiare. Il cavo è qua. Guardate, ho trovato un altro alimentatore che avevo riparato precedentemente. Così, come vedete, c'è anche un altro modo di fare lavori schifosi. Questo è un metodo schifoso e questo è un altro metodo sempre schifoso, come potete vedere, anche perché ho sbagliato a fare il taglio, quindi ho dovuto rincollare il pezzo di plastica qua per fare ancora più schifo. È lo stesso... No, non è proprio lo stesso. Non è lo stesso condensatore, è sempre un Nishikon. Ma questo è un 4007. Vediamo se funziona, vediamo. Adesso lo collego. Gli facciamo fumare questo raspberry, lo facciamo esplodere gioiosamente. Vediamo un po'. Oh! Attenzione, si è acceso. In teoria dovrebbe anche fare il boot. Sì, sta facendo il boot, quindi funziona. Ok, io gli strappo l'alimentazione con odio, alimentazione a posto, alimentatore riparato, raspberry contento, fa veramente schifo e la cosa mi fa solamente piacere. Per fare ancora più schifo, possiamo calare la colla a caldo, non con la pistola per la colla a caldo, ma con l'accendino, che fa ancora più schifo. È una delle cose più orrende che si possano fare. E quindi facciamolo. Così verrà veramente uno schifo. Ecco, vedete, deve andare a fuoco la colla a caldo e poi finire in fiamme sul condensatore. Così si fa. Ecco, questo isola. Gli diamo fuoco e poi lo sbattiamo sul condensatore. Ok, così questa parte è isolata. Ora questa parte di qua invece gli metto un blobbone. Così ottengo anche un'altra cosa, che le fessure laterali mi fanno da aerazione o areazione. Si dice aerazione perché viene da aere. Latino. Ecco fatto. E ora lo schifo è veramente completo. Se poi gli lasciamo i fili così, guardate, una meraviglia veramente. Ed ecco la nostra riparazione schifosa a regola d'arte. La regola d'arte è schifosa. Guardate che schifo. Credo che questo tutorial lo chiamerò come fare riparazioni schifose. Oppure come riparare gli alimentatori in modo schifoso. Soffiamo un po' perché qua ancora si muove, però direi che ci siamo. In teoria dovrei chiudere qua. E vabbè. Thank you.
tranquilli, questo finisce nel RAE.